Dopo la prima sconfitta in campionato contro l'Olbia avevo visto molti tifosi preoccupati del fatto che poteva cambiare un inizio positivo della stagione e che potesse essere l'inizio di un percorso complicato. Direi che un 3-0 in casa è la risposta migliore per far capire a tutti che questa squadra è forte e che anche dalle sconfitte si può reagire trovando subito un risultato positivo. Vittoria importante in casa, senza subire gol, segnandone 3 e soprattutto facendo capire che anche se magari all'inizio della partita sembra che la palla non voglia entrare, prima o poi qualcosa si riesce a fare e si riesce a vincere. Dopo un primo tempo in cui abbiamo avuto diverse opportunità, in cui la palla sembrava non volesse entrare e sembrava potesse diventare la classica partita da 0-0 con tanti rimpianti, siamo riusciti a sbloccarla nella ripresa con un altro bellissimo gol di Sarau che, come ha detto il mio collega Marchese Rossoblu, una volta sbloccato non si sta fermando più. Ho fatto anche la rima, ho fatto. Poi abbiamo raddoppiato con Saez Maza con un bel diagonale all'angolino e all'ultimo secondo gol di D'Amico che ha chiuso la partita sul 3-0. Come ho detto, era importante reagire per dimostrare a tutti che questa squadra c'è e che c'è qualcosa di diverso rispetto alle scorse annate. Possiamo dire anche che ce lo meritiamo, se vogliamo, perché dopo tanti anni in cui abbiamo sofferto e soprattutto nelle prime giornate abbiamo regalato tanti punti facendo prestazioni oscene, vedere una squadra così in alto che sa giocare a calcio, soprattutto a delle individualità importanti, è una bella soddisfazione. Ancora è presto, per carità. Non sto dicendo che sicuramente il campionato sarà incredibile e che sicuramente vinceremo tutte le partite. Ci sarà anche qualche risultato negativo, però noi riusciremo sicuramente a risollevarci. L'abbiamo dimostrato questa volta. Dopo la prima sconfitta potevamo demoralizzarci, buttarci giù, e invece siamo riusciti a fare un 3-0 che secondo me non ammette repliche. Vi chiedo scusa se il video è un po' qua in movimento, ma sono in giro a Perugia e sto per andare a mangiare, tra l'altro, quindi ho anche un po' di fame. E niente, però comunque in generale sono contentissimo di questa vittoria. Rimaniamo sempre in alto in classifica e continuiamo così. Dopo un inizio così, secondo me è giusto essere ottimisti. Non possiamo sempre nasconderci dietro un dito dicendo eh sì, però fortuna qui, fortuna là. La squadra c'è, la squadra è in campo. Oggi dopo l'1-0 hai dominato, hai giocato solamente tu. Questa è una cosa molto importante, perché è vero, magari a volte non ti capiterà di sbloccarla, potresti anche perdere, come è successo ad Olbia. Però se tu ci sei in campo, se i giocatori seguono i dettami del mister e sanno quello che lui gli vuole dire e riescono a dimostrarlo sul campo, saranno molte di più le vittorie e le soddisfazioni che i risultati negativi. Fidatevi di me. Non sto dando promesse, non sto illudendo le persone, sto solo dicendo i fatti. Questa squadra rispetto alle scorse annate ha un'anima, ha un allenatore importante che avevi anche l'anno scorso, anche se l'anno scorso ti mancavano i giocatori, e adesso hai anche la squadra. Una squadra che riesce a reagire e riesce a dimostrare con grande continuità le proprie qualità. Quindi continuiamo così, bene così e forza Grande Gubbio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!